Ehi la ciurma, insomma, se te sei ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Ho pinnato, forse nello scorso episodio o in questo, o nel mentre, non mi ricordo più, la missione è quella per scoprire che cosa sta succedendo con questi soldati romani marchiati con il numero 17 che ci stanno tanto pedinando e dando la caccia, per cercare di capire qualcosina e in più per smuovere un po' la situazione. Perché non è che sta succedendo granché in questo momento. Allora, andiamo in là. Oh. Diamogli delle razioni, va bene. E mandiamo un pretoriano per rallentarli. Vai tu. Dove sono diretti? Qua. E mandiamo la nostra legione principale. Mentre la Afrorum si sta muovendo perché sta andando a prendere provviste in giro. Qui mi è saltato il movimento. Li abbiamo persi. È troppo tardi. Il trail è caldo. Potrebbe essere meglio essere meno hasty, Domine. Perhaps Sextus potrebbe dirci qualcosa sulle armi misteriose che abbiamo ritrovato. Li abbiamo persi. Proviamo a vedere delle armi. A indagare sulle armi. Allora, però per far quello dobbiamo andare. Qualcuno ha accampato qua? Sì. Sì, entriamo, vediamo un po' cosa ci dice a riguardo di quelle armi. Devo ringraziare che hanno velocizzato poi i caricamenti rispetto a Viking, perché in Viking erano davvero importanti. Allora, vediamo se c'è da mangiare, poi dobbiamo parlare con Sextus. Hanno poche razioni? Ma prendi tutte le razioni del mondo. Vai, bravissimo. Dovrebbero avere più soldi, però serve. Dov'è Sextus? No, chi è? Sextus non era il tizio qua, no? Forse perché qua sono accampati gli Afrorum e quindi non stanno. Qualcosa che abbiamo? Ah, è vero, abbiamo trovato degli schematics. Studia tutto. Va bene. Forse dobbiamo andare all'accampamento quella della legione nostra. Qui ora non c'è nessuno. È perché forse è la legione Afrorum, appunto, quindi dobbiamo andare nell'altra. Vediamo cosa ci segna sulla mappa, se ci segna là sopra probabilmente lo segnava anche prima, allora sono stato solo stupido a non vedere le cose come effettivamente erano. Andiamo? 3, 2, 1. Sono stupido, lo segnava. Ovviamente se la Legio Victrix è qua, la Legio Victrix è qua, devo andare là. E l'abbiamo spostata noi, tra l'altro, per fare accampare. Ma potevamo mettere la From Room là a difendere ed espanderci con la Victrix, in realtà. Che mo' cavolo, Kaizo si è fatto male. E questo non ci piace. Ma c'è una provincia più su? No, c'è il mare più in su. Potevano anche farcelo vedere un po' meglio, no? Il mare. Boh.
Sì, entriamo. Scusatemi, sono fatto un attimo prendere la sprovvista da quella dialogue perché non mi ricordavo che ci fosse una dialogue, ma l'ho incontrata un attimo fa, la stessa identica dialogue. Sono un po' stupido. Antiestetico il fatto che ci sia il cavo qua proprio in mezzo che mi taglia la cosa a metà, però. Fortuna che non ho un blue screen ma un green screen, altrimenti le cuffie non esisterebbero, sarebbero trasparenti. Ma magari se vado qua lui ha altre cose? No, è sempre lo stesso. Cioè, allora, Sextus posso parlare solo qua, ma il mercante è uguale. No, tu. No, questo è Tullius Oresius. Dov'è Sextus? Ah, è il mercante. Cioè, quello della forgia. Ha senso. Ha senso. Ah, no, aspetta, mettiamo coso a curarsi. Mi stavo dimenticando. Aue. Okay, stai qua 18 ore. Ah, sono curioso di vedere la tenda del legato perché dice ti dà più replenish. Ma quanti ce ne darà adesso? Prima erano 2 più 1, 3. Ciao. Guarda queste armi e dimmi cosa ne pensi. Ah, c'è stato del danno e forse qualche fabbro berbero l'ha riparata. Questo This helmet is one of mine, no doubt. I elmo remember è uno dei making it suoi. rather recently. See this rivet? That's my work. Ah, ce l'ha lavorato lui. Allora, come temevo, abbiamo dei traditori tra di noi. Ti ricordi chi ti ha portato questo casco per questo elmo per riparazioni? Surely. It was Decimus, a young Waylays. This helmet was his only possession when he joined the Legion. Era decimo. Era la sua unica proprietà quando è entrata nella legione. Non andrei ad affrontarlo, direi teniamoci in silenzio, non vorrei che lo His spaventassimo. tent should be just on the other side of the camp. What do you intend to do with him, Legate? Cosa intendiamo fare? Non me ne frega niente di lui, ma ho bisogno di trovare i suoi amici. Ho bisogno di capire chi sta tirando le stringhe, cioè I chi hope he has cavi. the answers you seek. Away. Ah no, dobbiamo andare a parlarci comunque. Io speravo che ci fosse un tipo, lo pediniamo di nascosto, capiamo con chi parla. No. Cioè anche con l'ultima risposta là dobbiamo andare a parlarci. Perché? Non ha senso. Cioè se. Ah, ok, ovviamente mi dice non hai niente da sistemare. Se. Se c'è qualcuno sopra di lui. Se ci andiamo a parlare. Non funziona. What a strange collection of things. Nazimonian, Numidian, Egyptian. Una collezione di robe nasamoniche, si chiama numidiche ed egiziane. It would appear that Decimus is a very wealthy young man with exceptionally appalling taste. This is a gaudy Ah, molti collection. soldi sembra. Few tastes are as refined as yours, Dominic. I have heard of people who are unable to see color. Perhaps Decimus is one of those unfortunate souls. Non ha fatto sforzi per nascondere le sue tracce, sembra che se ne sia andato via di fretta. Considerate of him to leave a trail this easy to follow. It seems like our luck has turned for the better. Ma forse è una macchinazione, è la prima opzione, mi sembra che sia quella più sensata che vorrei seguire. Magari è una macchinazione, in entrambi i casi dobbiamo cercare quello che. Cioè. Sì, seguire quello che stiamo cercando. Proviamo a capire dove è andato, ma facciamo attenzione ad We have eventuali no time to trappole. waste on caution.
Let us move quickly before the rat escapes us for good. E lui si è un po' adirato perché dice, non possiamo aspettare tutto questo tempo qua. Poi tra l'altro vuol dire che, siamo saliti di... Siamo saliti. Mettiamo il Warcry, che non è male. Sì, Nero, scusa che ha... tanto non abbiamo mai più usato il coso di logistica, che era tanto comodo. L'Inspire è sempre molto comodo, diamoglielo. Perché l'altro tizio che abbiamo, che ha l'Inspire, torna sempre utile quando non può attaccare, ok? Allora. No, non penso che sarà mai così lontano. Cioè, forse qualche volta sì, ma... Sneak Attack non li facciamo mai. 40% di danno contro i leader nemici. Può tornare comodo. Anche loro sono saliti di livello, ma loro li sistemiamo un po' più alla buona. È buono il rebook che tira giù anche roba. Questo cos'è che dà? Restore your action point. Ci sta. E Caeso. Vediamo, alziamogli la vita, che male non fa. E lui niente, lui è a posto. Allora, seguiamo le tracce e usciamo dal caffè. Tra l'altro mi dimentico sempre che possiamo uscire anche da quella zona là. Voglio fare robe? No, vorrei fare la factory, ma non so se posso fare la factory. Boh, forse sì. Gavius Tutor. Ricordate quando facevamo ancora i tutorial con lui di come picchiare la gente? È passato molto tempo, quando Berta filava. Ma tra l'altro, forse il microfono è troppo alto sto giro? Boh. Perché se parlo forse un po' troppo forte. E provo un attimo a diminuire, ma appena appena, tipo così. Meno 1,8 dovrebbe essere accettabile. Dove porta? Porta fin qua e noi andiamo fin là. Sono riapparsi gli hunting ground, no? Che cosa abbiamo una lezione, una regione là a poltrire? Stiamo sognando. Ah, ma Kalida tra l'altro dorme con noi, ma... What? Da qua? Cioè, mi spiace un sacco che c'è la romance con Kalida, con quella scena molto toccante, e poi boh, non esiste più niente. Ah, c'è qualcuno che prova, che cerca di entrare nella tenda. Fa un gesto di pace. Chiunque tu sia, devi avere una buona ragione per venire così da me. Prova a comunicare in latino, ma non è molto bravo. Quindi ci mette un po' a presentarsi. Capisci che chiama i neni e che è una persona leale a Cleopatra, che attualmente serve nell'armata del faraone. Comunicare
Quindi, ah no, è fedele a Cleopatra, ma in realtà in questo momento sta combattendo per Tolomeo. Una persona leale a Cleopatra, ma che nell'armata del faraone potrebbe essere più utile. Cosa proponi? Ah, è stato trattato male dal faraone. E che, ok, lo sta servendo contro il suo volere. Vuole servire la regina con la sua vita se necessario. Ok. Devi fargli un segnale durante la battaglia se le cose non vanno tanto bene. Si rivolterà contro i suoi capi e tirerà giù, cioè ammazzerà il nemico, il generale nemico. E così certamente manderesti a quel paese la tua vita a fare una cosa del genere. Non riesce a esprimersi bene, ma capisci che darebbe la sua vita per la regina se fosse necessario. Se ne va. Ok. Ok, perché una deriva porno in questo momento? Cioè, è difficile dormire ancora dopo un incontro come questo. Ma con Kalida qui a farti compagnia, fortunatamente ci sono altre cose da fare che dormire. Ma perché? Perché mi tiri fuori la romance con Kalida in questo momento? In questo modo, caro gioco? Eh? Non è che siamo due ragazzetti tredicenni arrapati? Eccola, eccola! Allora, ci hanno tirato giù tantissima cosa, non voglio assolutamente il morale a meno 5, perché... Cioè, è qua che ci sta... sì. Ci sta facendo scendere. Andiamo di... Lui fa salire il carro che potrebbe farmi salire il morale. Conferma. Lui ci fa riscendere di nuovo il coso. Devo far salire per... E niente, ovviamente non abbiamo una catapulta. Però facciamo salire il carro. Il carro si arriva a 6, il morale è a 7. Per cui ci guadagniamo comunque di più di quello che perdiamo. Scende di uno a catapultola, ma piuttosto che portare questo a... No, facciamo così, dai. Sì, va bene. Allora. Potentissimo. Ma magari anche no. Questo ci porterebbe a salire entrambi di fortissimo. Oh, no! Ah, no, questi sono i neni no. No, non voglio che muoia i neni in questo momento. In questo modo. Facciamo così la carica. Vai. Per una battaglia così stupida non voglio che crepi i neni in questo modo. No, Legion Manpower meno 50. Poi così, è vero che scende di uno il carro, ma... Perché la catapulta? Mi lascia un meno manpower di 50, no, vai così. Mi hanno fatto scendere lo scudo, porca miseria, a questo punto facciamo... E perché tanto con lo scudo non lo, con lo scudo non lo fixiamo. Qua ci dà un loot reward legendary che però sarà davvero così ficcante.
questo invece ci dà 50 di manpower, lo perdiamo comunque. Questo ci dà un enemy morale meno 5. No, a questo punto scusa, ci prendiamo. Ah, però il recovery dei legionari. Ci prendiamo questo, che anche il recovery dei legionari è meglio. Che non è... Perché lo show mercy. No. So chi è sopra andate. Adesso vediamo un po'. Allora, questo. Vabbè. Vabbè, è già qualcosa, dai. Ci dà 500 monete e del coso. E il leggendario. Un elmo da triario? Questo e basta? Ma vaffanbrodo, guarda. Il leggendario. Sarà mica una roba leggendaria, questa roba qua. Comunque abbiamo guadagnato 10 di esperienza e abbiamo guadagnato 2 di morale. Che non è male. Cioè sono comunque 95 di morale. Non so se il massimo è 100. Ma... buono. Molto buono. Allora, farei però che mandare loro ad attaccare a questo punto, visto che abbiamo la cittadina qua. Dice anche che cosa mi fanno, meno uno, meno uno, meno uno. Va bene, non è un problema. Tanto c'ho comunque la Forum qua nei paraggi, se dovessero esserci dei problemi o se ci dovesse essere della roba da andare a caccia. E nel frattempo noi... Andiamo a camminare in là verso lo scoprimento delle cose. Però direi che 22 minuti, possiamo concludere l'episodio qua. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto per farmi sapere se vi è piaciuto il video e iscrivervi al canale se per caso non l'avesse già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.